Siamo con Morara Francesco, allenatore del Bologna, una partita difficile che fino alla fine è stata in bilico. Sì, è una partita molto, molto bella, secondo me è un po' dura anche in certi frangenti, però direi che è stata una bella partita giocata da entrambe le squadre. E peccato perché gli episodi alla fine sono risultati un po' a loro favore, però va bene così, dai, siamo soddisfatti del torneo che hanno fatto i ragazzi e della crescita che hanno avuto nel corso dell'anno. Questo è un torneo di un certo livello, quindi vi siete trovati bene, vi è piaciuta anche l'organizzazione di tutti? Sì, direi che siamo stati benissimo e spero che ci invitino anche l'anno prossimo, anche perché insomma torniamo per vincerlo di nuovo, insomma. E ho visto in campo dei ragazzi già decisamente con un passo diverso, c'è qualche prospettiva per qualcuno di loro? Speriamo, perché lavoriamo per quello. L'obiettivo non è tanto la vittoria di questo trofeo qua, ma il cercare di portare più ragazzi al calcio professionistico possibile, quindi è solo una crescita, è un passaggio, quindi peccato per il risultato, però hanno sicuramente fatto un gran torneo, quindi noi siamo contenti per il lavoro che hanno fatto loro nel corso dell'anno, insomma. Siamo con mister Giovanni Fasce, allenatore del Genoa. Più provato quale dei giocatori dopo questa partita? No, è stato un torneo difficile, ragazzi, è andato tutto e chiaramente, vista anche l'importanza, insomma, della finale e del percorso che è stato fatto, insomma, i ragazzi meritava questa tensione, questa finale, siamo riusciti a vincerla, ma con un degno avversario. Infatti la partita si è stata tirata fino all'ultimo, quindi sono contento per i miei ragazzi, ma complimenti sia al Bologna ma anche a Torino e Parma, che nella semifinale prima hanno dato vita a un'ottima partita. Quindi il risultato, a parte il risultato, un ottimo torneo questo, diciamo che è un'esperienza da ripetere. Sicuramente sì, per noi è stata un'esperienza importante, siamo riusciti a fare giocare tutti i ragazzi e soprattutto per i ragazzi, perché ci c'erano degli avversari di tutto livello, e quindi è stata veramente una bellissima esperienza.